Ciao a tutti e tutte, io sono Martina e sono in compagnia di Francesco Marchetti in Arte Dreamer. Ciao Ciao Martina, Francesco, come stai? tutto bene? Benissimo, considerando che mi trovo qui a Sherwood in procinto di suonare, felicissimo di esserci, quindi un saluto a tutti quanti i ragazzi qui e che guarderanno e ascolteranno. Bene, bene, iniziamo con la prima domanda sul tuo ultimo disco, Scrivo ancora due, che è uscito il 24 febbraio. E tu affermi che questo disco arriva dopo un periodo di grandi cambiamenti, sia dal punto di vista personale che comunque anche professionale. Ecco, vuoi parlarci di questo tuo nuovo disco e di quali cambiamenti parli? Allora, sì, scrivo ancora due, appunto il secondo capitolo di quella che nelle mie intenzioni doveva essere una saga di mixtape, quindi di progetti, tra virgolette, non ufficiali da realizzare nel corso degli anni. Il primo uscì in realtà nel 2017, subito dopo la mia esperienza Real Talk, per me molto importante in ambito appunto artistico nello sviluppo della mia carriera. Poi ci sono stati tanti anni in cui è uscita tanta musica, ma non ho portato avanti per vari motivi questa saga che ho ripreso in mano adesso con il secondo capitolo, che in un certo senso è stato necessario proprio per quei cambiamenti di cui appunto ho parlato e che hai menzionato tu. Dei cambiamenti personali che hanno avuto anche un riverbero sulla chiaramente la mia produzione artistica. Essenzialmente, senza entrare nei dettagli, insomma, ci sono state tutta una serie di scelte di vita personali che hanno magari interrotto delle relazioni, che hanno interrotto dei piani che si erano creati nel tempo, in favore o sull'altare, a seconda di come lo si voglia vedere, se come beneficio o sacrificio, della volontà di puntare comunque tutto ancora una volta sulla musica, sulla mia permanenza, almeno per il momento a Milano, dove mi sono trasferito da qualche anno e vivo appunto per portare avanti questo obiettivo. E quindi la mia volontà era, nel momento in cui non avevo il concept per un disco ufficiale, raccontare comunque questo periodo così denso di cambiamenti in un progetto, e un mixtape, come scrivo ancora, due in questo caso, si è rivelato essere fondamentale. Ecco, sì, infatti tu nel 2017 sei uscito con Scrivo ancora, parte 1, a questo punto lo Sì. chiamerei. Volevo chiederti effettivamente come si collegano questi due lavori, anche concettualmente parlando. Allora, i mixtape originariamente erano appunto questi progetti non ufficiali dove tu magari utilizzavi le basi edite di altri rapper spesso più famosi per metterti in mostra e che rilasciavi gratuitamente online. Andavano molto di moda in America, anche in Italia per un certo periodo. Chiaramente ormai per il mercato musicale attuale questa cosa diventa quasi inutile da fare perché è molto più comodo ascoltare un disco ufficiale su Spotify piuttosto che andare a scaricare il mixtape gratis su, non lo so, Mediafire, che molti che magari ascolteranno l'intervista neanche ricorderanno, sapranno che tipo di piattaforma è. Quindi la volontà, la scelta è stata di rilasciare ufficialmente un prodotto che però fosse appunto, per come è stato inteso e scritto, a tutti gli effetti un mixtape. E in questo si ricollega, scrivo ancora. I miei mixtape hanno la particolarità, nonostante in origine il mixtape sia appunto molto, come dire, non povero di contenuti, però molto più immediato, perché l'artista lo fa in un periodo di sperimentazione. Ecco, i miei mixtape diciamo che hanno invece la particolarità di avere comunque un contenuto abbastanza profondo, perché descrivono abbastanza profondamente e dettagliatamente il periodo in cui escono. Quindi magari scrivo ancora uno che è uscito dopo la puntata Real Talk, che mi ha dato una certa esposizione, aveva tanti brani, tanti artisti all'interno e tanta sperimentazione. In questo mixtape numero 2 che ho pubblicato è rimasta la sperimentazione, però diciamo che l'impalcatura e il contenuto è più da disco, perché c'è stato appunto questo periodo recente che avevo voglia di sfogare scrivendo. A unire, scrivo ancora 1, 2 e poi eventualmente anche il 3, il 4 e il 5 quando usciranno, sarà comunque il fatto di voler ogni anno mettersi al lavoro, sperimentare, collaborare, se una volta con i rapper, una volta con magari altri produttori, e dare comunque con questo contorno in pasto a chi ascolta il mio ultimo periodo descritto appunto nel progetto in questione. Tu prima hai citato il fatto che comunque ti sei trasferito a Milano e volevo chiederti, venendo comunque da un piccolo paese quale Kles in provincia di Trento, com'è stato, diciamo, iniziare a fare la carriera lì e, diciamo, quali differenze poi hai ritrovato col trasferimento effettivamente a Milano, che è comunque una grande città?
Allora, non c'è nessun campanilismo né nessuna voglia di correggerti, è giusto per far capire quanto la domanda sia puntuale. Io in realtà vengo da un paese ancora più piccolo, che al secolo si chiamava Castelfondo, adesso pensa che l'hanno unito con due paesi vicini per fare un comune unico che si chiama Borgo d'Anaunia, e unendo tre paesi adesso ne conta più o meno 1500, che il paese da cui vengo io ne fa 400. Cles comunque è, tra virgolette, cioè è la città più importante di quella vallata lì da cui provengo io. Io poi ai 18 anni mi sono trasferito a Trento, dove sono stato per 4 anni. Trento, che è una città, ma tra tutte le città comunque un centro abbastanza piccolo, perché si parla di 100.000 abitanti più o meno. E poi 4 anni fa, finita l'università praticamente, mi sono trasferito a Milano. Sicuramente iniziare in questo piccolissimo paese in cima al Trentino è stato difficile, però allo stesso tempo stimolante, perché è un po' questo che fa la provincia, nel senso che non hai i mezzi e le conoscenze che hanno gli altri, però proprio il fatto di non avere questi mezzi e queste conoscenze ti porta a magari lavorare il doppio, e quindi nonostante doverci mettere il doppio della fatica, arrivare magari nella metà del tempo a determinati livelli, perché devi farlo, perché non hai l'esposizione che altri hanno già solo per il posto in cui nascono. Io quando ho iniziato ad ascoltare la musica rap nel mio piccolo paesino, pensavo che in italiano non si potesse rappare. Quando ho ascoltato per la prima volta un freestyle in italiano, che era la battle famosissima tra Fabri Fibra e Kiffa del Mortal Kombat al Palladium di Vicenza, ho detto: cazzo, ma allora si può anche rappare in italiano, iniziato così, no? E quindi è stata tutta una grande scoperta. Adesso, spostandomi a Milano, come sempre, c'è sempre una medaglia al suo rovescio. Mi sono trovato molto meglio di quanto avrei pensato. E questo credo perché, nonostante ovviamente a livello magari di paesaggio, di non lo so, ambiente, di amicizie, Trento e il Trentino rimangano per me un posto tra virgolette sicuro, Milano è un posto che, se hai tanta voglia come io ho di riuscire in qualcosa, ti dà tanti stimoli, perché anche banalmente ogni giorno succede qualcosa di incredibile. Cioè, magari il mercoledì sera adesso siamo abituati a beccarci al muretto a fare freestyle, che abbiamo ripristinato questa tradizione. Io magari mi salto un muretto perché sono tornato in Trentino a trovare i miei, e ci passano Emischilla, Lazza, Nerone a fare freestyle, e tu dici: cazzo, vedi? E quindi, finché hai una cosa in cui credi tanto, che a Milano c'è, come in questo caso la musica rap, è molto molto stimolante. Questo mi ha fatto trovare molto bene. Ecco, giungo all'ultima domanda che volevo farti. Allora, tu hai pubblicato 4 album con l'etichetta Pluggers, e prima ancora però sei stato, diciamo, indipendente. Adesso hai ripubblicato questo Scrivo Ancora Parte 2 con l'etichetta indipendente Gold Leaf Academy. Ecco, volevo chiederti per quale motivo dopo 4 album sei ritornato ad un'etichetta indipendente, e se, diciamo, il prodotto finale può cambiare in qualche modo con un'etichetta indipendente. Allora, la domanda è interessante. In realtà Pluggers sarebbe a sua volta un'etichetta tra virgolette indipendente, che però è diventata essenzialmente una grossa etichetta per il fatto che hanno fatto un ottimo scouting, oltre che, nel mio caso, soprattutto perché ai tempi hanno firmato Massimo Pericolo, che poi ha fatto la svolta che tutti conosciamo. E quindi diciamo che c'è stato un percorso all'interno di Pluggers che per me è stato anche molto importante, soprattutto dal punto di vista artistico, perché ho imparato veramente tanto su come lavorare i brani, sulla comunicazione, e al termine del quale, semplicemente verso la fine del contratto in essere, abbiamo reciprocamente pensato che ci eravamo dati un po' tutto quello che potevamo darci, allo stesso tempo che magari non eravamo riusciti, io a loro e loro a me, a darci quello che ci avrebbe spinto a continuare. Quindi, in tranquillità con i ragazzi, che saluto e ringrazio sempre, sono tornato indipendente, come comunque ero stato abituato a fare per tantissimo tempo prima, e poi dopo poco in realtà ho iniziato a lavorare con, appunto, con Leaves Academy, che è l'etichetta che fa capo a DJMS, che è una figura storica, intanto, tra l'altro, del rap veneto. Lui è vicentino, qui a Padova forse c'è un po' di astio nei confronti della città, così come è ricambiato forse dall'altra parte, però comunque lui veramente lo conosco da tantissimi anni, suona in tantissimi ambienti, è il DJ di Nitro, di tanti altri artisti, è uno dei punti di riferimento nelle battle di freestyle, soprattutto dopo aver creato il Mike Tyson, e quindi si è trattato di iniziare a lavorare con una persona con cui sapevo già
che venendo dallo stesso tipo di mondo e avendo lo stesso tipo di idee, il come dire, la simpatia lavorativa proprio sarebbe stata immediata. E devo dire che è così, perché noi ci capiamo molto, molto bene, e quindi iniziare a lavorare con lui è stato abbastanza naturale, perché lo abbiamo fatto spesso. In quasi tutti i miei album ci sono dei suoi scratch. Nell'album di Freestyle Elite Agency, al collettivo di freestyle di cui faccio parte, c'è anche lui presente come direttore artistico, diciamo, e oltre che appunto DJ, e quindi abbiamo deciso di iniziare a lavorare. Le differenze magari possono essere nella potenza di fuoco a livello di budget o di contatti più o meno alti tra etichetta major o etichetta indipendente, adesso parlo in generale, no, per rispondere alla tua domanda. Però diciamo che la differenza sostanziale è che quando tu collabori con qualcuno che è nel tuo stesso viaggio e che è ancora ad un livello per il quale magari c'è molta genuinità nelle cose, hai una possibilità maggiore di esprimere il tuo estro artistico, anche con tutti magari le controindicazioni del caso, no? Adesso stiamo discutendo perché io voglio pubblicare un brano su Spotify senza annunciarlo, perché in America fanno così. E in questa situazione è una cosa di cui puoi parlare, magari in un'etichetta più grande, in una major, ti dicono: guarda zio, abbiamo questo, questo e questo che esce, tu devi uscire venerdì comunicato. E non c'è né un giusto né uno sbagliato, sono fighe tutte e due le esperienze, e spero di portare con la mia musica Gold Leaves ad essere l'etichetta major di cui poi parleranno nella prossima intervista rispetto a un'altra indipendente. Ok, perfetto Francesco, io ti ringrazio. Grazie a te. E ti auguro un buon concerto. E io lo auguro a te e a tutti gli altri. Grazie mille. Ciao.